Bentornati su Radio QRS, Giro d'Italia in farmacia. Oggi parleremo di cistite, che cos'è, la definizione, cause, prevenzione e cura. Ne parliamo con la dottoressa Paola Vassallo della farmacia Serafini, dottoressa Paola Vassallo di Fucecchio, provincia di Firenze. Buongiorno dottoressa, bentornata su Radio QRS. Buongiorno a voi, ben trovati. Buongiorno, ben trovata a lei e un ringraziamento ovviamente per essere dei nostri. Come prima cosa, dottoressa, la cistite, che cos'è esattamente? Qual è la definizione da libro di testo, insomma, che possiamo dare di questa condizione? Sì, allora benissimo. Allora, la cistite è un'infiammazione delle vie urinarie che è causata solitamente da un'infezione. È una patologia molto molto diffusa nella popolazione, soprattutto femminile. C'è da segnalare un dato curioso: circa 8 milioni l'anno di visite ambulatoriali sono proprio legate a questa patologia, quindi gli accessi agli ambulatori sono un numero così elevato, e succede che il 50% delle donne almeno una volta nella vita abbia un episodio di cistite. Caspita, quindi stiamo parlando di un numeri impressionanti, 8 milioni di visite l'anno sono correlate alla cistite, soprattutto donne, insomma, quindi sono loro che vengono colpite in maggior parte dalla cistite. Sì, per un motivo prettamente anatomico, perché bisogna un attimino considerare come sono fatte le vie urinarie nell'uomo e nella donna. Cioè, le vie urinarie sono un insieme di organi cavi prevalentemente sterili, tranne l'uretra, che è l'ultimo tratto, proprio l'ultimo pezzettino. Nelle donne questo tratto è di 3 cm 4 circa rispetto ai 13-16 dell'uomo, quindi proprio questa brevità dell'uretra fa sì che il microorganismo patogeno possa penetrare, e quindi solitamente nell'uretra, che non è sterile, i microorganismi ci sono, questi microorganismi fuoriescono solitamente con le urine, vengono espulsi. Quando questo non succede, purtroppo colonizzano e provocano un'infezione. L'infezione genera proprio questa forma di infiammazione che si chiama cistite. Ecco, quindi la causa è questa, è proprio l'infezione che causa l'infiammazione e poi, insomma, tutto quello di cui abbiamo parlato. E quindi una piccola infezione, cos'è? Un virus, un batterio che può causare... È un batterio, sì, solitamente è l'Escherichia coli, cioè i batteri che possono provocarla sono tanti, proteus, stafilococchi, enterococchi, però l'Escherichia coli è quello che provoca l'80% circa dei casi di cistite, e i sintomi sono molto fastidiosi, si parla di bruciore, di un'unzione proprio frequente, molto frequente, uno stimolo continua a urinare, e nei casi più complicati spesso c'è il dolore sulla pubblica e c'è anche la perdita ematica, quindi tracce di sangue nelle urine. Solitamente il batterio penetra, come abbiamo detto, dall'uretra, quindi c'è la via più comune, risalgono proprio questi batteri, Escherichia coli in particolare, e arriva in vescica e la colonizza. Ci sono anche altri vie di trasmissione, la traslocazione, cioè la via ematica, la via linfatica. Ecco, purtroppo questo batterio ci arriva in vari modi. E quando il soggetto ha le difese immunitarie basse e soprattutto il terreno uretrale già compromesso da precedenti episodi di infezione, allora succede quella che si chiama recidiva di infezione, cioè ci sono queste cistiti che si ripetono a cadenza anche più volte nell'anno. Ecco, quindi questo è un altro dei problemi, cioè si può ripetere la cistite, non è che se si è passato un episodio di questo tipo si è a posto, proprio detta terra a terra, può ritornare. Certo, il problema è questo, la recidiva, quindi è determinante la prevenzione in questo senso, cioè nella cistite acuta si interviene con una terapia convenzionale, cioè l'approccio convenzionale di solito ci si rivolge al medico e quindi ci si approccia con l'antibiotico e solitamente si fa un'urinocultura, quindi un antibiogramma, si vede a quale antibiotico il batterio è più sensibile e poi si interviene con la terapia. Purtroppo c'è il problema della resistenza, perché l'Escherichia coli ormai è diventato resistente alla maggior parte degli antibiotici usati, e c'è anche un altro problema, che l'antibiotico di per sé provoca una disbiosi,
altera la flora batterica sia intestinale che vaginale, e questo fa sì che quel microrganismo patogeno possa colonizzare con più facilità perché non trova una protezione adeguata. Ecco, e quindi anche in questo caso l'antibiotico resistenza è uno, dei problemi più gravi. Addirittura l'Escherichia coli è resistente ad alcuni antibiotici, cioè non sono efficaci contro questo tipo di batterio. No, infatti ora spessissimo anche il medico di base, l'urologo, il ginecologo si rivolgono a terapie alternative, cioè si utilizza la fisioterapia e anche molto altro, cioè ora esistono proprio dei dispositivi medici che sono composti da a base di gelatina, di solito c'è l'ossidoglucano, sono tutte principi che agiscono meccanicamente, cioè impediscono proprio il contatto del patogeno con la mucosa e quindi il passaggio dal tratto intestinale al tratto urinario. Assolutamente. Però ha detto che è molto importante la prevenzione. E cosa si può fare? Cosa possono fare in particolare, come diceva prima, visto i numeri, insomma, 8 milioni l'anno sono le visite correlate alla cistite, almeno il 50% delle donne almeno una volta ha avuto un episodio nella vita di cistite. Ecco, soprattutto per le donne, immagino, in che modo si può fare prevenzione? Allora, ci sono vari sistemi per prevenire. Primo tra tutti bisogna lavorare sui fattori predisponenti, quindi i problemi intestinali e eventuali intolleranze alimentari, perché i problemi intestinali e anche le intolleranze sono condizioni che possono mantenere infiammata la parete intestinale e quindi favorire quella di cui parlavamo poco sopra, cioè la traslocazione, che è il passaggio delle Escherichia coli del batterio attraverso la mucosa intestinale infiammata e il suo arrivo quindi in uretra in discesa. In questo modo bisogna eliminare la fischiezza, che è uno dei primi fattori che determina proprio una stasi di feci nell'ampolla rettale, e anche curare in questo senso l'alimentazione, quindi ci sono degli alimenti che vanno evitati, soprattutto gli alimenti raffinati, quindi non si devono utilizzare zuccheri semplici, non si devono utilizzare cereali raffinati, prevalentemente bisogna mangiare le fibre, cereali integrali, semi oleosi, la frutta, il pesce, ecco, questi sono gli alimenti da preferire in modo da creare una buona flora batterica sia intestinale che vaginale. Per l'intestino si parla proprio di eubiosi, cioè la flora batterica deve essere buona e sana in modo da contrastare proprio la presenza di patogeni. E altri consigli possono essere un'igiene adeguata, quindi proprio attenzione al meccanismo, cioè non dall'indietro all'avanti, perché in questo modo si trascina il materiale fecale verso l'uretra e l'escherichia può penetrare. Bisogna evitare l'uso di detergenti molto aggressivi, troppo profumati. La biancheria deve essere idonea, quindi bianca, preferibilmente di cotone. E poi bere tanto, tanta acqua, in modo che le urinarie vengano lavate continuamente e si abbia la fuoriuscita di urina contaminata. Infatti questo è il consiglio, come dire, forse il principale che si può dare, quello di bere tanto. Sì, è determinante perché le vie urinarie appunto vanno lavate, quindi il consiglio nella cistite è di bere tanto durante la giornata, in modo che questo Escherichia coli venga proprio espulso fuori. Gli antibiotici poi che si assumono la sera magari vanno assunti a vescica vuota e quindi si fa più pipì, poi si evita di bere perché l'antibiotico si deve concentrare in vescica, quindi si cerca di resistere nella nottata. Ecco, è un altro consiglio da dare. Infatti. E poi mi pare di capire l'alimentazione sia molto importante, quindi alimenti ricchi di fibre, alimenti non raffinati, quindi integrali, e poi tanta frutta, verdura che sicuramente fanno bene in tanti contesti e anche nella cistite. Dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite, è stato un piacere averla con noi questa mattina su Radio QRS. Buongiorno in farmacia, ci risentiremo presto, intanto le auguro una buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi e grazie. A presto.
Grazie, grazie mille alla dottoressa Vassallo, Paola Vassallo della farmacia Serafini di Fucecchio, provincia di Firenze, città metropolitana anzi di Firenze, perché bisogna essere sempre aggiornati e precisi. Abbiamo parlato di cistite, una condizione che interessa soprattutto le donne. 8 milioni di visite ambulatoriali l'anno sono correlate a problemi che hanno a che fare con la cistite, e almeno il 50% delle donne almeno una volta nella vita ha avuto problemi di questo tipo. E tanti consigli abbiamo scoperto in generale, abbiamo dato un affresco di quello di cui si parla, è un'infiammazione delle vie urinarie causata da un batterio, nella maggior parte dei casi l'Escherichia coli. La brutta notizia è che molte volte può essere antibiotico resistente. Ne parliamo spesso qui a Radio QRS di quanto sia importante evitare l'antibiotico resistenza. Si può fare soltanto utilizzando gli antibiotici quando prescritti e come prescritti, ma fortunatamente la buona notizia è che comunque si possono tenere diversi comportamenti per prevenire questo problema molto molto comune. Questo era il nostro argomento del Giro d'Italia in farmacia e chiudiamo così il nostro ultimo appuntamento della puntata.